C'è chi con una mongolfiera in 80 giorni fece il giro del mondo. Noi, più semplicemente, in una mattinata, se ci assiste il bel tempo, in Cappadocia, in Turchia, nel cuore dell'altopiano anatolico, possiamo ammirare uno dei paesaggi più surreali dell'intero pianeta. Con un senso di meraviglia e di stupore che cancella l'apprensione generata dal fatto di essersi alzati in volo dentro un pallone aerostatico, sospinti da una lingua di fuoco. Sotto di noi si distende un vero e proprio museo all'aperto, che custodisce opere d'arte dovute non alla mano dell'uomo, ma all'abilità levigatrice degli elementi della natura. Del vento e dell'acqua, che hanno addolcito gli effetti, che noi immaginiamo sconvolgenti, di lontanissime eruzioni vulcaniche. Non sappiamo che cosa hanno seppellito quei vulcani che ora si sono spenti per sempre. Sappiamo cosa hanno creato. Abbiamo sentito parlare dei celebri camini delle fate, ma vederli in una sequenza di proposte scultoree tanto suggestive quanto rasserenanti è tutta un'altra cosa. Sì, sembra proprio il regno delle fate questa Cappadocia, con i suoi fondovalle, abitati da coni, piramidi e torri spettrali che si sono lasciati erodere dall'acqua prima e dal vento poi, riuscendo a conservare sulla testa, a mo' di cappello, giganteschi blocchi di roccia dura. Dall'alto non ci si rende conto quanto la roccia sia friabile. Quando si scende dalla mongolfiera, la Cappadocia rovescia completamente le sue prospettive e apre varchi improvvisi, profondi nelle viscere della terra. Le pareti rocciose ci appaiono come un immenso alveare. Si aprono porte e finestre di luce su città rifugio, veri e propri villaggi scavati nel tufo dalle mani degli uomini molti secoli fa. La terra gioca in questa parte della Turchia, crea e disfa, disegna ed illumina. È la Cappadocia.